Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché vi voglio mostrare la mia night routine. Però prima di iniziare vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, mi trovate come chiocciola @alicelatte_basso ed iscrivervi al canale qui sotto perché mi aiutate. Allora ragazzi, prima di iniziare questo video volevo chiedervi innanzitutto come state, come sta andando questa quarantena. Io ho deciso di rientrare alla mia residenza, quindi a casa qui di mia mamma, come notate, per appunto tenere anche un po' compagnia a mia mamma e mia nonna, perché ho la residenza e quindi il decreto me lo permette e ovviamente sarò qui in casa. Vi voglio ringraziare per avermi fatto vestire, infatti ho messo un maglioncino dei leggings, perché sennò sarei stata sempre in tuta. Voi come state? Cosa state facendo in questa quarantena? Allora, io non mi sono mai permessa di fare discorsi sul coronavirus perché non ne ho le competenze. Su internet girano già moltissime notizie, fate attenzione alle fonti attendibili, non vi fidate di chi fa storie su Instagram o un video su YouTube come sto facendo io. Quello che mi sento di dirvi è di stare a casa, perché questo ormai è chiaro a tutti che serve. Quindi questo è quello che mi sento di dire, ma peraltro ci sono altre pagine, altri siti che potete guardare molto più attendibili, quindi per questo io non ho ancora affrontato questo discorso. Comunque iniziamo. Allora, sono circa le 17:30, diciamo che è quasi sera, fine pomeriggio, e ho iniziato il vlog per farvi vedere appunto che cosa faccio nella serata, perché di solito a quest'ora io concludo lo studio che devo fare e lo faccio attraverso appunto il libro, e davanti a me ho il computer in cui vedo cosa devo fare, di che lezione. Mi mancano queste ultime due lezioni, appunto la lezione del 16 la farò oggi, e la lezione del 17, che è l'ultima, poi appunto non ne ho altre, devo ancora pubblicarle, la farò domani. Quindi oggi devo fare da pagina 184 a 189 e da 200, 298 a 318 integrate nel testo del file allegato, quindi questo file qua. Questo appunto è quello che farò. E quindi è il momento di iniziare. Ho studiato un pochettino, mi mancano le ultime più o meno 10 pagine, quindi faccio una pausa vedendo un video su YouTube. Ora vi faccio vedere che video scelgo. Penso che guarderò questo video qua che ha pubblicato Valeria Martinelli, che è una ragazza che mi piace molto, li guardo spesso i suoi video, che è Svuoto la spesa da pescetariana. Io sono vegetariana, il pesce non lo mangio, però comunque magari posso trovare qualche spunto e a me piacciono queste spese. Poi dura solo 11 minuti, quindi è una giusta pausa. Ho finito di vedere il video, quindi è il momento di riprendere a studiare. Secondo voi ho voglia? No, ma va fatto, dobbiamo studiare. Ah! Simba, diglielo che bisogna studiare. Diglielo tu, diglielo. Dobbiamo studiare. Mamma, non puoi giocare un po' con me? Devi sempre studiare? Sempre? Il bello è che lui ha la cuccia là, si lascia stare il casino, ok? Questa è la coperta, perché lui usa la cuccia e Dado usa la coperta. E poi si mette sul tappeto. Grazie, che me lo impeli, grazie. Ho finito di studiare per oggi, quindi posso benissimo spegnere. Facciamo questo momento che mi piace molto. E voilà. No, forse prima mi conviene chiudere queste, che combino già un casino. Ok. Arresta. Arresta il computer. E voilà. Questo vuol dire che per oggi ho finito di studiare. E quindi ora andrò sotto in giardino con i cagnolini. Vero Simba? Andiamo sotto? Andiamo? Sì! Anche Dado. Dov'è? Beh, seduti al buio. Dado? Dado? Andiamo? Sì! Eccoci qui! Siamo qua in giardino, io sono seduta e possiamo goderci gli ultimi raggi di sole, visto che sono circa le 7, sono le 7 meno un quarto.
Eccoci qua, almeno loro fanno i loro bisogni, prendono un po' d'aria. Eccoli. Quindi io di solito la sera, quando ho finito di studiare, metto la mia copertina e scendo qua giù in giardino, giusto per prendere un po' d'aria. Ovviamente, cioè, casa nostra non sono fuori. E, boh, prendo un po' d'aria e poi però di solito vedo qualche video su YouTube, ma oggi sono un po' in ritardo perché sì, sono in quel periodo del mese e quindi ho iniziato a studiare tardi e sono un po' in ritardo coi tempi, non riuscirò a vedermi video su YouTube perché alle circa 7 meno un quarto, che è praticamente l'ora che adesso, quindi sarò leggermente in ritardo, ma non importa, guardo tutte le sere Avanti un altro, che ragazzi è veramente il mio svago, mi fa troppo ridere, lo trovate su canale 5, penso tutte le sere, non sono sicura della domenica, non lo so, tutte le sere. O la domenica? No, non so, me lo chiedo, non lo so. A quest'ora. Ed è bellissimo. Ci sono Bonolis e Laurenti che fanno scassare. Cioè, dai, sono quelli che fanno ricordati che devi morire. Quelli lì, quindi mi vedo quello. Quando poi finisce il programma, ci mettiamo a cucinare io e mia mamma. Oppure durante le pubblicità se abbiamo tanta fame. E boh, quindi farò questo. Ecco qua Avanti un altro, alla fine ce l'ho fatta vedere dall'inizio. Sono qua con Simba, mia mamma, Dado che si è nascosto da qualche parte, con la copertina e ora ci godiamo Avanti un altro. Vero, gimbini? Sì! Poi di solito mentre vedo Avanti un altro mi mangio qualcosina. Ad esempio abbiamo queste schiacciate prese in panetteria e ora me le sgranocchio mentre vedo il programma. È finito Avanti un altro, quindi stiamo preparando da mangiare, vero mamma? Sì, certo. Sì, certo. Stiamo scaldando il purè avanzato da ieri. E poi io mi faccio questi hamburger qua di Soyasan, burger vegetale, pomodoro e olive, che sono messi così dentro la confezione di plastica, che potrebbero evitarla magari mettendo qualcosa di carta comunque. Sono fatti così, li scaldo semplicemente al microonde perché sono precotti. Invece mia mamma si mangerà penso del prosciutto. Quindi buon appetito! E come dolcino, panna cotta fatta in casa con crema di fragole sempre fatte in casa. Gnamme! Buon dolcino, non per i cagnini però. No, no. E solitamente dopo cena andiamo a portare i cagnolini. Eh sì, ma Dado, andiamo! Sì! Intanto approfittiamo per prendere l'acqua frizzante. Coi cagnini. Tra l'altro non è che facciamo tanti passi, è proprio dietro casa. Quindi, bene. Siamo tornate dal portare i cani e volevo, cioè mi sento di dire una cosa, ho sentito che molti cani in questo periodo sono stati abbandonati per paura che magari possano, che ne so, far contrarre il virus o che ci siano problemi per portarli fuori. Ragazzi, vi prego, no, diffondiamo questo messaggio che i cani, gli animali in generale, non trasmettono questo virus e non c'è problema per portarlo fuori. È stato ribadito che si può, intorno alla propria abitazione, per tempi brevi, ovviamente non usandolo come scusa per uscire e andarsi a fare i cavoli propri, si può portare il cane perché è una necessità. Il cane non può fare i bisogni in casa, a meno che ovviamente non sia abituato sulla traversina. Però immaginatevi un cane chiuso magari in un appartamento. Io già qua sono fortunata perché c'è il giardino, ma io immagino un cane chiuso in un appartamento per 2 settimane, impazzisce. Quindi si può portare fuori il cane. Anche nell'altro video in cui ho fatto il vlog, che ho detto che andavo a portare il cane fuori, mi è stato detto e lo usi come scusa per uscire. No, è una necessità, è un bisogno del cane. A me non cambia niente prendermi quei 10 minuti d'aria. Esco sul balcone, in giardino, è la stessa cosa. Quindi ragazzi, vi prego, non abbandonate i cani. Mai, ma ancora di più in questa situazione dove anche loro soffrono perché ovviamente le loro uscite sono diminuite. Invece ora torniamo a pensieri un po' più felici. Quindi dopo questo piccolo sfogo e spero che il messaggio sia passato, di solito quando torno dai cani mi metto un po' a vedere l'agenda, cosa devo fare oggi, cosa magari non ho fatto, cosa ho rimandato e cosa farò domani. Quindi ora cerchiamo di farlo insieme. Allora, oggi è sabato 21 e non sono riuscita a fare penale, quindi non ce la faccio. Ho il telefono davanti, non riesco a scrivere. Sono un poco mongoloide, quindi metto una X perché penale non sono riuscita a farla, perché sì, sono in quel periodo del mese, molto bene, e quindi ho iniziato a studiare molto tardi. Storia l'ho fatta. Registrare e montare il video di YouTube lo sto facendo, quindi il registrare l'ho fatto, ma il montare lo farò domani mattina, perché ovviamente registrando la night routine
La registro finché non vado a dormire praticamente e quindi non ho avuto tempo. E poi controllo cosa da fare per domani, quindi pubblicare il video su YouTube e fare storia. Poi ovviamente se mi manca tempo farò anche penale che non sono riuscita a fare oggi, altrimenti va bene così, perché domenica in teoria cerco di lasciarmi un po' più libera, perché almeno un giorno a settimana, perché io di solito faccio sempre qualcosa per l'università, un giorno a settimana libero ci può anche stare, vediamo domani. Storia dovrò farla sicuramente perché voglio finire questa settimana tutte le lezioni disponibili, così poi la prossima settimana sono nei tempi, non sono indietro. E quindi questo. Mi interessa l'agenda, è una Moleskine di questo azzurro petrolio, dove io ho attaccato questi adesivi che trovate nella taschina al fondo, appunto, vediamo se riesco a trovare una parte dove non ho scritto niente, ok, tutta la settimana e di fianco tutta una parte libera per poter scrivere vari appunti o altro, che ovviamente in questa settimana, avendo praticamente solo impegni dell'università, non l'ho utilizzata. Se volete vedere la mia leggenda, dei colori, dei vari simboli che faccio e tutto, c'è un video dedicato sul canale. Eccomi qui, tutta bella in pigiamata con il pigiamino con la pecorella, skincare fatta, denti lavati. Non vi ho fatto vedere la skincare perché ve l'ho fatto vedere in un sacco di video, ma vi faccio vedere ora velocemente che prodotti ho usato. Ho usato quest'acqua micellare che uso anche se non sono truccata prima del detergente viso. Questa qua nella confezione nera della Nivea per trucco waterproof e long lasting. Poi come gel detergente ho usato questo qua dei fiori rari della L'Oreal. Ovviamente questo video non è in collaborazione con nessuno, sono distrutta, scusatemi. Questo tonico della Sweet Care, che però non mi piace quindi non ve lo consiglio, come creme, contorno occhi, questa qua al Melo Ground della Sien, per le imperfezioni, proprio solo sull'imperfezione, l'OSS Gel della Balea. Poi della Garnier questa crema Pure Active che è anti-imperfezioni. E l'olietto della Garnier Bio alla lavanda che mi piace da impazzire. Comunque, se volete vedere meglio la skincare, ci sono altri video in cui la facciamo insieme, sia quella serale che quella mattutina. Quindi andate pure sul canale a vederli. Io direi di concludere qua questo video perché adesso semplicemente mi vedrò un programma in TV. Stasera in particolare mi vedrò Ciao Darwin, che c'è la prima puntata e a me fa impazzire. Si è capito che questi programmi dimenziali mi piacciono tipo avanti un altro, mi fanno impazzire. Quindi ne approfitto per salutare 5 di voi, che sono i primi 5 che hanno commentato l'ultimo video. Quindi se volete essere salutati in un prossimo video, mi raccomando, commentate qua sotto e i primi 5 verranno salutati. Voglio salutare Alice Reolon, sperando di averlo pronunciato giusto questa volta. Trinity, Giurisprudenza for Dummies, Sara Zarambani, Francesca Pia Caputo. Mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Mi raccomando però fatemi sapere qua sotto nei commenti come state, cosa fate in questa quarantena, così ci teniamo un po' di compagnia a vicenda e magari seguitemi anche su Instagram dove potete scrivermi in direct e io rispondo ovviamente.